Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è martedì 14 giugno 2022, ore 22 e 4, oramai quasi 5 minuti. È un po' che non facevo più apertura e pacco, sia perché ho preso un po' meno roba, sinceramente, mi sono fatto spedire meno cose, avendo avuto un po' di spese. E altre cose che mi sono arrivate invece non le ho riprese perché non avevo molta voglia di farli, sinceramente. Faccio questo, ma è un pacco così molto veloce, quindi non ci metteremo molto. È un pacco, vedete, pieno zeppo, qui non si riconosce di che cosa esattamente si tratti, a parte che sono libretti, ma fumetti in realtà. Sono fuori uno Dylan Dog, che io ho fatto una cernita dei numeri mancanti e ne avevo contati 60 dallo 0 a 100, ce l'ho quasi tutti, me ne mancavano pochi numeri, 4 o 5 numeri. Molti di più me ne mancavano da 101 a 200 e io l'ho richiesti fino a 208, mi sembra, e ne venivano 60. In realtà mi ha detto il venditore che non ce li aveva, due numeri, e quindi me ne ha mandati 58 a 1 euro l'uno, spedizione compresa, per cui va benissimo. Mi sembrano anche, almeno quelli che adesso ho tirato fuori, abbastanza. Vabbè, questo è un attimo un angolino, ma gli ho detto: guarda, non mi interessano che siano stampe prime, seconde ristampe, prime ristampe, in qualità, diciamo, tenuti bene con la bustina da collezionismo, semplicemente devono essere però leggibili, che abbiano tutte le pagine, che non si stacchino, perché io le utilizzo proprio per, sinceramente, come una lettura che mi concilia. Questo però io ce l'ho, mi sembra di averlo. E allora mi sono sbagliato io, evidentemente. Sì, sono sicuro come minimo di averlo letto, ma credo anche di averlo. Magari ho sbagliato io a indicarlo, spero di non aver fatto altri di questi errori. Sinceramente, di contarli uno per uno, se dovrei farlo, credo che gli darò comunque un riscontro positivo. Ad esempio, questo, quando cadono le stelle, mi pare pure che, perché alcuni li ho letti anche così, diciamo, prestati, oppure li ho letti su internet, nel senso scaricati, detto molto tra di noi. Per cui può darsi che alcune storie effettivamente non mi siano del tutto. Ma questo è imbustato addirittura, quindi nuovo, nuovo. Non mi siano del tutto nuove, appunto. Adesso darò una letta ad uno questa sera, visto che oramai già purtroppo è quasi ora, non dico, oddio, sarebbe già ora di andare a letto, quasi quasi, per poter dormire in maniera, per poter leggere un'oretta, tre quarti, dipende quello che c'ha voglia, e dormire il giusto. Però sinceramente, andare proprio a dormire adesso non è che me ne va tanto. Adesso intanto li contiamo insieme, giusto per allungare un po' la minestra di questo breve video, per farci una brevissima chiacchierata. Sì, comunque credo che la maggior parte, sicuramente sono inediti per me, anche se è possibilissimo, anzi sono sicuro perché qualcuno l'ho proprio riconosciuto, che
che anche questo mi sembra di averlo letto. Allora, facciamo dei mucchietti da 10. In maniera tale che risulta un po' più semplice contarli per vedere se almeno me ne ha mandati 58 come pattuito. Questi sono altri 10, 3, 5, 10. Questi ne ho presi sicuramente un po', no, precisi anche qui 10, sono precisissimo. 3, 2, 5, 10 e queste dovrebbero essere 8 e infatti sono 7, però questo sembra che ce ne sia uno in più, magari ho contato male io, vediamo 5, 3, forse qui ce ne sono 11 in realtà. Diciamo che il prezzo per quello che immaginavo io di spendere è comunque per me un guadagno, perché mettiamo 1 euro di spedizione, poi tra l'altro avrebbe potuto anche dirmi no, vabbè, quelli dal 100 al 100, al 200 te li metto 2 euro, oppure quelli allo 0 a 100 te li metto 2, insomma, non è detto che costino tutti 1 euro affatto, quindi sicuramente per mettergli 1 euro si vede che questo forse è un'attività, un ciclo continuo dell'usato e se lo può permettere. Vabbè, diciamo che gli darò comunque un riscontro positivo nonostante tutto, magari glielo dico, dico guarda, ti sei sbagliato, me ne hai mandato uno in meno, ma va bene lo stesso, adesso comunque te ne ordinerò forse un altro pacco, avrò letto adesso questi qui e tienene conto. Così. Direte perché ne compri così tanti vecchi, insomma, qui praticamente ci sono 5 anni, anche 6, perché ogni albo esce a cadenza mensile, no? Per adesso ho preso molti maxi, che anche quelli, il primo del 98, credo che l'ultimo che abbia preso è quello del 2015-2016. In realtà sopra a quelli, quelli usciti dopo il 2013 non mi interessano molto perché la gestione Recchioni, Recchioni non è adesso una parola, è il cognome del curatore che tuttora è il curatore dopo quasi 9 anni, ma adesso è in scadenza, per fortuna, spero che ci mettano qualcun altro che riporti, ma non so se sarà possibile oramai, tipo io detesto quando hanno mutato che utilizzano il lei piuttosto che il voi, che non ha un senso, voi direte, beh, il voi non si usa più, quindi anche loro si sono adeguati. In realtà, a parte il fatto che nel fumetto italiano per tradizione si è sempre usato, anche nella letteratura si usava il voi, ma a prescindere dall'uso colloquiale. È un po' come dire non si usano i congiuntivi, allora non usiamoli più nemmeno nello scritto, no, no, non si agisce in questo modo. Intanto cerchiamo di metterli magari con un po' di ordine, così vediamo quelli che mancano. Mi è dispiaciuto anche perché, essendo ambientato in Inghilterra, come forse saprete, non esiste nella maniera più assoluta un corrispettivo che rappresenti il lei, cioè you, ma in realtà viene usato indifferentemente come tu e come voi, cioè sia nella forma, voi direte, ma nell'inglese si dà tu a tutti, non è così come dite voi, anche se può sembrare, è comunque una forma che viene utilizzata. Sia colloquialmente, ma con una tonalità leggermente diversa anche con le persone che non si conoscono e alle quali si dovrebbe
un po' di deferenza. Se possibile. Comunque, dove voglio andare a parare? In realtà da nessuna parte. Vado in giro qua e là con i discorsi. L'unica cosa che posso dirvi è che ho trovato a Dylan Dog, che io già ovviamente avevo una collezione, anche se largamente incompleta, costituita quasi solo di albi, accattivante, nel senso che mi aiuta soprattutto nei momenti magari un po' meno, non posso dire così, spensierati, ecco, nei momenti meno spensierati, ha la capacità che se mi metto a leggere una di queste storie, mi immergo in queste storie e vi devo dire che io non amo nemmeno particolarmente quelle troppo fantastiche, anzi, mi piacciono molto di più quelle più, non voglio dire terra a terra, ma con meno caratteristiche sovrannaturali, dove c'è una spiegazione, dove c'è magari il disagio dell'essere umano, tutte queste cose. Apprezzo di più e credo che siano anche in numero superiore, se devo essere sincero, rispetto a quelli dove predomina il soprannaturale in queste storie. Ci siamo quasi, eh? Dopo, una volta messo in fila, potremmo renderci conto meglio di quello che manca. Ovviamente non è che sono tutti in sequenza, perché alcuni ce li ho, quindi io gli ho dato una sequenza di quelli che spero di avergli dato la sequenza giusta, perché ho visto che perlomeno uno ce l'avevo. Sono sicuro al 100%. E che non me ne abbia rifilato, quindi sarebbero praticamente due che ne mancano rispetto a uno che sicuramente non c'è, perché invece di essere 58 sono 57. Comunque vi dicevo, per quell'ora, perché di solito ci vuole un'oretta a leggere quelle 96, cioè 98 pagine di una storia, anche nei maxi ci sono tre storie da 96, 98 pagine circa. Riesci a astrarti un po', che è un termine che io adotto spesso per significare l'idea di non pensare alle cose terrene, che spesso sono problemi, cose da risolvere, cose che ti danno pensiero, no? Invece è bello avere meno pensieri, perlomeno di quelli che, ma no? Persino pensieri belli, comunque sono pensieri che a modo loro ti danno, appunto, ti danno da pensare, e devo fare questo, quest'altro, no? Invece ti metti lì a leggere e per un'oretta sei calato in una sorta di sogno, un sogno però ad occhi aperti, un sogno. La Londra di Dylan Dog, la Londra degli anni Ottanta, ma anche una Londra che non esisteva neanche negli anni Ottanta, cioè era una Londra inventata, sostanzialmente, e tuttavia credibile.
una Londra credibile che consente di immergerti, non di immedesimarsi, perché io sinceramente non mi sono mai immedesimato in Dylan Dog per tutta una serie di motivi, sono diversissimo caratterialmente, non ho niente in comune, per cui non è una questione di immedesimarsi, è proprio quasi come vedere un film, no? In un certo senso, solo che ogni sera te lo puoi vedere. Questo film in una storia, in un albo diverso. Da 0 a 100 mi ha mandato solo il 91 e il 95. E il 95 mi sembra di averlo. No, il 91 mi sembra di averlo. Poi, se avete un attimo di pazienza, vado a prendere la lista. Eccomi, ritorno. No, allora l'ho io, perché 91 e 95 l'avevo segnati, ma evidentemente me l'ero fatto prestare o comunque l'avevo letto su quelli in PDF, non lo so. Questa è la listina che mi ero fatto, che gli ho elencato. Adesso vediamo quelli che, cioè se ci sono più o meno tutti, dai. 103, 105, 108, 110, 111, 113, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, come gli avevo chiesto. 28, 29, 30, 31, bene. 33, 34, 35, ok. Poi qui c'è quello grosso, cioè da 137 a 154. Quindi 37, 38, 39, 40. 40, qui devo, non l'ho sistemati bene. 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ci sono tutti, 87, adesso da 86, 187 a 197, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97. 202, 208, allora ci sono tutti. Forse era, boh, non lo so. 202, 208, eppure ci sono tutti. O l'ho contati male io? Mi sembra strano. Boh. Vabbè, meglio così, no? Allora erano 57, vabbè, buonanotte. Forse io ne avevo contati 58 e quello giustamente mi ha detto, non è che mi è andato a dire, guarda, no, non sono 57, sono, non sono 58, sono 57, ma facciamo 1 euro per uno. Vabbè, vabbè, dai, non importa, per 1 euro capirai, è andata bene come è andata. Ah, l'ultima cosa che voglio dire, poi chiudiamo, già sono stato anche troppo, spero di pubblicarlo questo abbastanza in fretta, comunque, che io adoro come disegnatori Montanari e Grassani. Sarà, siccome su Maxi ci sono quasi sempre loro, quindi mi ero abituato molto molto bene, e sarà dura adesso invece che non li troverò molto spesso, cioè su quasi 57 numeri. Ci saranno 3-4 storie, se va bene di ore, quindi vabbè, per il disegnatore è importante, eh? Forse più ancora, beh, più del coso, no? Tutti e due allo studio del soggettista, sceneggiatore, diciamo che hanno pari importanza, però di sceneggiatori che più o meno sono assimilabili, ce ne sono tanti, che le storie sono comunque gradevoli. Di disegnatori invece come
Montanari e Grassani, ci sono solo loro e pochi altri che sono comunque apprezzabili, ma non al loro livello, secondo me. Vabbè, sono le 10:25, quindi 20 minuti buoni di video. Vi saluto e ci vediamo al prossimo. Vai.